Al Festival della Creatività di Cannes quest'anno l'agenzia italiana che si è fatta più notare è Sacci & Sacci. Grazie a Dear Future Mom, la campagna realizzata per Cordaun, che ha già collezionato 2 ori e 3 argenti e quasi la metà del medagliere italiano fino ad oggi. Secondo te quali sono i punti di forza di questa campagna e perché ha raccolto così tanti consensi dalle differenti giurie che l'hanno valutata? Credo che sia perché siamo rimasti molto coerenti nell'inside, nel posizionamento che abbiamo scelto 3 anni fa quando abbiamo fatto la prima campagna. E invece abbiamo, ogni anno che abbiamo affrontato il tema, abbiamo voluto cambiare proprio l'approccio creativo. Non abbiamo mai ripetuto la stessa cosa, ma abbiamo voluto sperimentare. Per noi è un po' una sfida, un po' anche una palestra per esplorare nuove strade, nuove forme di comunicazione. E se il primo anno la campagna ha avuto successo perché era una forte idea media, dell'uso del media, e nel secondo era una campagna totalmente digitale e social, si svolgeva solo sui mezzi digitali e social, quest'anno, se vogliamo, è una roba proprio quasi basica, è un'email con allegato un film, cioè quanto di più semplice, basico e tradizionale, se vuoi, ci possa essere. Però anche quest'anno abbiamo voluto sperimentare una maniera nuova di veicolare il messaggio. In tutte e 3 le edizioni abbiamo avuto gli stessi risultati, e parlo per primo dei risultati per l'associazione, che sono molto importanti, e in secondo luogo poi quelli che abbiamo qua a Cannes in termini di premi, ma soprattutto i risultati commerciali per l'associazione sono stati molto molto forti. Quindi questo significa che se hai una grande fede, una grande coerenza nel tuo posizionamento, lo persegui, ma cambi ogni volta il modo e il media con cui lo porgi, hai indietro un grande grande risultato. Una collaborazione che immagino continuerà anche per il futuro. Sapete già qual è la traiettoria della prossima operazione? Guarda, in genere questa cosa la scegliamo verso la fine dell'anno, quando il cliente viene da noi e ci dice qual è l'obiettivo dell'anno, se è una raccolta fondi, se è una campagna di sensibilizzazione, eccetera, eccetera. Ogni anno è cambiato il loro obiettivo finale e ogni anno noi abbiamo adattato la tecnica ai risultati da ottenere. Quindi ancora non lo sappiamo cosa sarà la cosa dell'anno prossimo. Torniamo al festival, penso che avrei seguito l'Italia in questi giorni. Abbiamo realizzato un medagliere leggermente inferiore per numero di metalli rispetto a quello dello scorso anno, fino ad oggi, ma con premi più prestigiosi, ci sono più ori rispetto allo scorso anno. Cosa ne pensi della creatività italiana e perché secondo te ancora non osiamo, non azzardiamo? Io penso un gran bene della creatività italiana. Vedo i colleghi che fanno robe stupende, anche i premi avuti dai ragazzi di Leo e di Publicis che abbiamo visto l'altra sera, sono premi molto prestigiosi, fatti con dei progetti molto molto avanzati, molto d'avanguardia, in categorie in cui nessuno si aspettava che l'Italia eccellesse. E invece credo che questo sia un segnale per tutto il mercato, che i talenti ci sono, le competenze anche, e sarebbe ora di investire del denaro serio come quello che si era abituati a investire nei media, diciamo, tradizionali, invece in quello che ormai è il futuro del business. Questo festival, che è cambiato tantissimo rispetto a quello che era anni fa, è molto di più una fotografia reale di come è cambiato il nostro business, di quanto non sia una celebrazione in stile hollywoodiano come 10-20 anni fa era. Credo che questo festival sia un'opportunità per far capire a tutti, utenti, agenzie, e sottolineo che le agenzie l'hanno già capito da un pezzo, perché se hai la fortuna di lavorare in un'agenzia internazionale e essere coinvolto nei progetti internazionali, tutti i tuoi team ormai lavorano in questa maniera. Sarebbe ora che anche in Italia il mercato si accorgesse delle possibilità immense che offre che offrono i nuovi media, le nuove tecnologie, e ci investisse dei soldi seri, come era abituato a farlo quando faceva semplicemente degli spot in TV o dei manifesti sui muri.